Gianni Colacione per Libre TV, 28 febbraio 2015, stiamo nello studio di Mauro Mellini, ancora una volta, e oggi parliamo della responsabilità civile dei magistrati, partendo appunto da un articolo di Mauro Mellini, responsabilità dei magistrati, urlando ecco la legge, massacratela. E quindi insomma già il titolo dice parecchio, parliamo appunto di questo provvedimento che è stato di recente provvedimento legislativo sulla responsabilità civile dei magistrati, che ovviamente lo citiamo perché mi sembra anche importante. Io penso, poi Mauro ci dirà cosa pensa, sia il provvedimento che si avvicina maggiormente, legislativo, che si avvicina maggiormente alla volontà popolare che emerse da un referendum abrogativo dell'87 promosso del 1987 promosso dai radicali, socialisti e liberali, forze laiche, tutte insieme chiedevano un'abrogazione di alcuni articoli del codice di procedura civile e appunto è per appunto istituire la responsabilità civile dei magistrati. A questo seguì poi una legge detta legge Vassalli, che certo non fu rispettosa della pronuncia del popolo, di coloro appunto che peraltro questo referendum per i sì fu un 80%, quindi veramente fu notevole l'affermazione. Appunto, dopo questa legge c'è questo appunto provvedimento recente che si è avuto sotto il governo Renzi. Ne parliamo con Mauro Mellini, sentiamo un pochino che ne pensa, quali sono i punti critici e se c'è qualche punto positivo. Io credo che non si possa giudicare una legge come si potrebbe giudicare uno scritto, una novella, una pagina letteraria. La legge va giudicata per quello che comporta, per le possibilità effettive di farla applicare, e di conseguenza se mi si domanda che cosa manca in questa legge, io rispondo: l'attribuzione della competenza a giudicare di queste cause magari ai pompieri, ai vigili urbani, a chiunque, perché dire ai magistrati applicate questa legge quando la loro organizzazione, violando tutte le norme di buon comportamento di chi è tenuto a rappresentare la legalità nel paese e a dare prova di equità, di equilibrio, si sono scatenati nel dichiarare che questa legge è un atto delinquenziale o qualcosa di questo genere, che è una legge che non fa altro che aiutare la corruzione. Ne abbiamo intesi di tutti i colori. Immaginate di mettere questa legge nelle mani di coloro che hanno preventivamente dichiarato di non volerla attuare, di considerarla, quindi illudersi che all'indomani dell'entrata in vigore di questa legge cambierà qualche cosa, semplicemente all'indomani dell'entrata in vigore di questa legge aumenterà il caos di una giustizia già caotica e già esercitata in funzione del potere del partito dei magistrati. Il partito dei magistrati troverà un'ottima occasione per aumentare, innanzitutto per compattarsi ancora per qualche inclinatura che c'è stata e c'è, che si è manifestata, e allora mi si domanderà: ma allora perché avete fatto il referendum nell'87? E allora perché avete detto che quella legge Vassalli non andava bene, quando questa legge elimina per esempio il filtro famoso? Beh, il problema è un altro, è che da allora a oggi, allora non c'era il partito dei magistrati, oggi c'è il partito dei magistrati, e c'è anche perché i magistrati sconfitti nel referendum
riuscirono vincitori complessivamente dalla partita per la viltà della classe politica dimostrata allora. Oggi il Partito dei Magistrati è enormemente, non solo si è costituito, mentre allora ancora c'era certamente delle tendenze e delle teorizzazioni addirittura di una funzione anomala della magistratura, che erano però soprattutto la sinistra, la magistratura democratica, fatte poi in nome di un progressismo, l'uso alternativo della giustizia e altre cose pericolosissime di questo genere. Da allora ad oggi i magistrati sono diventati i padroni di questo paese, l'unico partito effettivamente organizzato, potente nel paese è il Partito dei Magistrati. Questi hanno battuto la maggioranza di Berlusconi. Berlusconi non è stato sconfitto da Renzi, né dal Partito Democratico, né da Bersani, né tantomeno da Veltroni, diciamo, ecco. Mi viene un po' da ridere quando penso a Bersani, non so perché. Ma... anche Bersani, insomma. Bersani è un bravo burocrate, sì. Anche calvo, eccetera. Ma Bersani... Beh, i magistrati hanno sconfitto Berlusconi. Berlusconi non ha capito un tubo, nel senso che ha pensato di poter governare l'Italia seguendo i risultati dei sondaggi demoscopici. Invece si governa creando e comportando, portando con la propria azione politica le modificazioni dei risultati demoscopici e non accodandosi ai risultati demoscopici. Ha pensato di fare della sua difesa un'operazione di piccolo cabotaggio, anche nel momento in cui è stato, visto che si parla del Cavaliere, disarcionato, non ha ritenuto di fare appello al Paese per additare il fatto gravissimo che era suo dovere di uomo politico. Il suo dovere era quello di additare, di dire guardate, a me mi hanno battuto. Però la macchina di persecuzione, insomma che ci sia stata una persecuzione nei confronti di Berlusconi, che è stato a 15-16 processi tutti insieme, che poi un bel giorno caduto il governo Berlusconi, estromesso dal Parlamento Berlusconi, caduto le percentuali di Forza Italia, improvvisamente è finito tutto. È tornata una persona per bene. E adesso è finito il periodo di interdizione, quindi non è successo niente. Ora, questo è semplicemente folle e Berlusconi porta una grave responsabilità per quello che non ha fatto, perché non ha combattuto il Partito dei Magistrati. E direi che ha ostacolato anche quel tanto e quel poco, pochissimo che poteva essere fatto nel Paese, perché si prendesse cognizione, conoscenza e coscienza dell'esistenza del Partito dei Magistrati e del pericolo che rappresentava. Questo è il mio libro, Il Partito dei Magistrati, che è uscito con un bravo ed onesto e coraggioso, dobbiamo dire a questo punto, editore siciliano e naturalmente con una diffusione estremamente ridotta. Ero stato avvicinato da comuni amici con la società editrice del giornale, perché se ne doveva fare una edizione di credo 12-13 mila copie, estremamente consistente per quello che è la tiratura media dei libri italiani.
andato a Milano, eccetera, eccetera. Dopo una settimana non mi conoscevano più, mi hanno detto: ma lei ci vuole rovinare? Io, c'è questo libro, ma che c'è? Qual è la pagina? Cioè, noi lo abbiamo fatto vedere a dei luminari del diritto. Io, i luminari del diritto di Berlusconi, qualche parere lo potrei dare, ma non lo do, perché non si dicono queste cose. Però, questi dice, ma genericamente, come genericamente? Dice un libro, il partito di magistrato. Chiuso, non se n'è più parlato, non mi conoscevano più, non mi hanno risposto alla mia lettera, sono stato costretto, e altri editori hanno fatto la stessa cosa, ma si capiscono di più altri. Berlusconi, direi che è un fatto questa vicenda di questo libro, che non l'ho voluta rievocare qui, perché è un fatto personale, perché me la sono legata al dito, no? Perché è un fatto estremamente significativo della portata della politica, delle responsabilità di Berlusconi, dei suoi, della gente intorno, perché ovviamente non è soltanto un fatto strettamente personale. Questo è non aver capito che esiste un partito di magistrati, non aver capito che dal 1987 ad oggi è cambiato tutto, perché oggi c'è il partito dei magistrati, no? Perché oggi, allora erano gli sconfitti del referendum, e a volte si dice, ma adesso attuiamo, cara, adesso attuiamo il referendum. Il referendum l'avete buttato. Mi dispiace, per Salli è la persona alla quale avevo la massima stima, ma insomma, Salli è comportato da così l'anima, lui che l'eroe della resistenza, eccetera, e, insomma, vederlo è una cosa che mi ha profondamente addolorato. Allora, ma da allora ad oggi la situazione è completamente cambiata. Da allora si sono fatte una serie di leggi che hanno aumentato i poteri discrezionali nella materia civile e nella materia penale dei magistrati. L'altro giorno abbiamo inteso la vicenda delle coppie di cortesia. Che è successo? Alfano ha fatto la grande riforma della giustizia civile, il processo telematico. Signori avvocati, non dovrete più andare in tribunale, perché ci avete il vostro computer, fate i vostri atti, li mettete nel computer, li mandate con quel certo numero di ruolo, e il giudice apre il computer, legge i vostri atti, l'avversario li legge, sta a posto. E tutti i giudici hanno detto, noi, il computer, se non ci date le copie, cioè, hanno ignorato, come questa è la sorte delle leggi di fronte alla magistratura, dice, noi vogliamo le copie, dovete esibire le copie, cioè fare come prima. Hanno imposto, direi estorto, possiamo anche dire, se c'è una parte che ha un potere, e poi i fatti hanno dimostrato che si possa dire è estorto. Che è successo? Che una parte che ha fatto una causa avanti al Tribunale di Milano, la seconda sezione, contro una curatela fallimentare. Questo tizio che ha fatto questa causa l'ha persa, aveva fatto le sue memorie secondo la legge d'Alfano, l'informatizzazione del processo. Non ha depositato copie di cortesia, altro dicevo. Inviperiti i magistrati, è caso di dirlo, hanno messo la sentenza, lo hanno condannato alla rifusione delle spese e lo hanno condannato a 5.000 euro di ammenda, di 5.000 euro a favore della parte, usando di una certa norma inserita nel 2009. Che dà la facoltà al giudice di aggravare la parte soccombente di un processo civile
al di fuori di ogni norma e di ogni condizione. Può, il giudice può. Questa tendenza all'incremento dei poteri discrezionali del giudice non è un fatto soltanto del processo. Nel caso nostro è un caso di incremento del potere di questi signori del partito dei magistrati. Che significa oggi? Domani entra in vigore la legge, no? E i magistrati che fanno? Hanno già dichiarato che questa legge, quindi ci sarà una raffica di rinvii alla Corte Costituzionale, ci sarà una raffica di condanne non solo alle spese, ma non a 5.000, magari a 50.000 euro, visto che gli è stata data la facoltà di condannare chi gli sta antipatico, perché non essendo detto chi, possiamo dire anche perché, perché mi sta antipatico. Quindi la differenza non è il fatto che oggi non c'è il filtro mentre ieri c'era, la differenza è che ieri non c'era il partito dei magistrati e che i magistrati erano stati sconfitti con il referendum. Oggi i magistrati hanno costituito il partito è vincitore nei confronti di, ha distrutto la maggioranza di Berlusconi, piaccia, non piaccia, quello che si sia, non è il fatto di essere berlusconiani o anti-berlusconiani. Sta di fatto che oggi Berlusconi non è stato battuto dal Partito Democratico, l'ho detto anche prima, è stato battuto dai magistrati, i quali pensare che non vogliono trarre beneficio politico da questo successo, da questa loro clamorosa e strepitosa vittoria, dal fatto di avere creato fra di loro, certo non c'è, non è, io non so di quelli che, ma qui che c'è dietro, c'è davanti agli occhi di tutti, davanti agli occhi di tutti c'è una consonanza degli atteggiamenti della maggior parte della magistratura, in ancora se c'è qualcuno, e anche perché c'è da dire che nel frattempo una delle cose che i magistrati hanno realizzato è di far fuori quelli di loro che non erano del partito dei magistrati. I magistrati che ritenevano che la funzione dei magistrati sia quella di applicare la legge e non di inventarsela, no? Sono stati messi all'angolo. Oggi che cosa è stato risposto da parte dell'associazione? Questa legge danneggia la lotta, la lotta alla corruzione. E che significa? Ne riparliamo con la corruzione, ma soprattutto significa che la giustizia è concepita come giustizia di lotta. Io non solo in questo libro, ma in altri precedenti ho individuato in questa concezione della giustizia di lotta uno dei motivi del degrado e della giustizia del nostro paese. Il giudice lottatore è un'assurdità, insomma, il giudice non lotta, il giudice applica la legge come è e come deve essere, e il fatto che non si distingue in categorie tra lottatori e non lottatori e compagnia bella. Purtroppo è avvenuto tutto questo. C'è un minimo di coscienza di questa differenza tra oggi e l'87 da parte della classe politica, niente affatto. C'è una tendenza a fare le riforme per poterle mettere sui titoli dei giornali. È un vecchio vizio italiano, Mussolini fece la guerra pensando di vincerla con i titoli dei giornali, e in funzione di titoli giornali è finito come è finito, no? E da noi
il riformismo di Renzi, dobbiamo guardare e rispondere a questo filone. Renzi andrà trionfante a dire: ah, la giustizia, dicevano, io ho fatto quello che non avevano fatto gli altri. Direi che il rischio è questo, che le cose con questa legge non è che miglioreranno un pochino, un poco meno del previsto, no, peggioreranno, perché questo partito dei magistrati diventerà più arrabbiato, indisturbato, e ci sono le dichiarazioni del ministro della giustizia che sono demenziali. Ma insomma, di fronte a un'associazione dei magistrati che dice, che demonizza la legge, che dice che è un atto di connivenza con la corruzione, i corrotti, la mafia, chi più ne ha più ne metta, che è una legge contro i magistrati, questo fa una dichiarazione e dice: poi sì, abbiamo fatto la legge, poi la giurisprudenza, poi vedete voi, ve la vedete voi, ma e dico, questo è demenziale. No, non solo, ma vedremo poi come si mette, cioè come la mettete, no? E poi noi la cambieremo in funzione di quello che risulterà. Insomma, questo direi che c'è veramente da rimanere sconsolati di fronte all'atteggiamento di questo. Però, Mauro, queste sono le tue considerazioni di tipo, diciamo, giuridico, molto dotte. Però volevo farti anche una domanda di tipo un po' più politico, cioè all'interno del... politica, sì, non è giuridico. Allora ti faccio un'altra domanda politica. All'interno dello stesso partito che esprime Renzi come segretario, ricordiamoci, Renzi è il capo del governo ma è anche il segretario del PD, secondo te i riferimenti di questo partito dei magistrati, che pur ci sono, oggi sono più o meno forti rispetto, perché non parliamo soltanto dell'87, parliamo anche di 5-6 anni fa. Ma diciamo, io non dubito che ci siano dei magistrati, degli appartenenti al Partito Democratico, che abbiano pensato che una volta liquidato Berlusconi era sistemato, i magistrati sarebbero tornati a fare le cause applicando il diritto, no? Alla normalità. Ma chi non capisce niente non ha nessuna rilevanza. Questo significa gente che non capisce niente. Pensare che, ottenuto questo successo, senza che nessuno gli contestasse, compreso Berlusconi, l'esistenza di aver messo in piedi una macchina di persecuzione. Oh, Berlusconi è caduto, a me mi importa fino a un certo punto. Certo, mi importa il fatto che prendere atto che i governi cadono perché fa cadere la magistratura, beh, insomma, dovrebbe farli cadere il corpo elettorale. Ah, e insomma, pensare che questa situazione potrà venirne fuori qualche cosa di positivo è assurdo e significa non rendersi conto che i magistrati ci faranno sentire adesso, chiederanno il prezzo dell'operazione anti-Berlusconi e lo chiederanno anche a quella parte del Partito Democratico, perché il Partito Democratico ha certamente nei confronti dei magistrati, però in sostanza nel Partito dei Magistrati, nel Partito Democratico non mi risulta che sia stato nessuno, uno solo, che in qualche modo abbia fatto capire che non approvava la persecuzione di Berlusconi, no? E allora che significa? Dice, ma adesso alcuni, e certo adesso alcuni se ne vorrebbero liberare, non se ne rendono conto. E la cosa grave è che oggi ancora
non se ne rendono conto. Questa era l'occasione, il dibattito all'interno del Parlamento, nel Parlamento, avrebbe dovuto portare a fare queste considerazioni. Ma è possibile che io, che ritengo di essere una persona mediocremente informata, con una storia personale che non è certo quella dei approfonditissimi studi con dati statistici, storici, eccetera, non mi considero, ma queste cose mi sembrano talmente evidenti che ho paura quando vedo che chi dovrebbe capirle, perché se non le capisco io non succede niente. Purtroppo io l'ho capito, e quelli che invece, per i quali il fatto che non le capiscano succede qualche cosa, non le hanno capite queste cose. Quindi io ritengo che noi avremo una recrudescenza di questo spirito di corpo del Partito dei Magistrati. In effetti questi, dopo la sconfitta di Berlusconi, hanno cercato un po' di mimetizzarsi, di non dare troppo nell'occhio. Ecco, è finita questa fase e noi ne vedremo delle belle cose, cioè delle brutte. Come commenti il fatto che non abbiano fatto uno sciopero i magistrati? Perché faranno di peggio. Faranno di peggio. Aspettiamo 15 giorni. Quando come devo dire? Insomma, le parolacce non si devono dire. No. Si esprimono concetti. Insomma. Sì, ci sono dei concetti che solo le parolacce esprimono. Insomma, un personaggio, ecco, diciamo, un personaggio che è il ministro della giustizia. Poi io ogni volta che sento il ministro Orlando, io penso a un altro Orlando, che era Vittorio Emanuele, e qua in mezzo a queste cartacce che stanno mie, che stanno qua, c'è un foglio di carta che dice che il dottor Mauro Mellini è ammesso a fare pratica legale, che risale a una sessantina d'anni fa, ma che forse nel 50, nel 50, e mi laureai a fine nel 49, e nel 50 mi arrivò la comunicazione che ero ammesso a fare pratica legale, ahimè. Come ahimè? E è firmato del ministro, non il ministro, ma il presidente dell'Ordine degli Avvocati, che era Orlando, ma non questo, era Vittorio Emanuele Orlando, che era stato presidente del Consiglio, presidente della Vittoria, era stato ministro della Giustizia con Giolitti, eccetera, e il grande giurista, grande avvocato, eccetera, eccetera. Chi sia questo Orlando, francamente non lo so, sono un ignorante, però è una persona importantissima. Ma da come si è comportato in questa vicenda, io direi che forse bisognerebbe di qualche cura ricostituente, insomma, è triste doverlo dire, e francamente purtroppo io da anni faccio la Cassandra, non mi piace fare la Cassandra, no? Predire sventure, purtroppo sono tutte verificate. Se potessi sperare di essere smentito questa volta, questa speranza mi darebbe vitalità, umiltà, insomma, non posso sperarlo, perché la ragione ha ragione.